La settimana scorsa abbiamo um, ascoltato il sindaco di Bagheria Patrizio Sciocini facciare un bilancio dei primi 100 giorni della sua sindacatura. Giusto adesso, dare la parola naturalmente alle forze dell'opposizione. Su 30 consiglieri, 18 sono per la maggioranza del Movimento 5 Stelle e 12 sono per l'opposizione. Quindi ripeto: ci è parso giusto dare anche la parola ad alcuni esponenti dell'opposizione per come dire, ascoltare. Opinione su questa prima fase di sindacatura del nuovo sindaco di Bagheria. In questa fase abbiamo intervistato Filippo Tripoli, capogruppo dell'UDC, e Maurizio Logalbo di Forza Italia. La settimana prossima ascolteremo altri rappresentanti. Ascoltiamo le interviste. Filippo Tripoli, capogruppo dell'UDC in Consiglio Comunale della Bagheria. Così come abbiamo ascoltato l'opinione del sindaco Patrizio Cinque su, prima, su questi primi 100 giorni, questa prima fase di governo della città, così adesso ascoltiamo gli esponenti dell'opposizione. Allora, eh, Patrizio Cinque era un punto interrogativo e ancora in gran parte un punto interrogativo. Come avete vissuto questi, questi primi 100 giorni dal vostro punto di vista, dal punto di vista cioè dell'opposizione? Allora eh, io già come ho detto i, questi primi 100 giorni che già sono un primo eh, come dire, campanello d'allarme per poter eh, capire realmente come sta procedendo questa amministrazione sono stati 100 giorni eh, pieni di tanta buona volontà ma con poca sostanza e eh, io che immaginavo in questi due anni di studio che loro... Eh, avevano appunto fatto sui problemi della città dicendo che avevano la risoluzione di tutti i problemi, anche io mi ero convinto, come credo molti cittadini, che sicuramente già loro avrebbero avuto le ricette per tutti i problemi. In realtà non è stato così. Ecco la questione dei rifiuti sembrava come dire presentata in maniera tale da poter essere risolvibile in tempi brevi. Ma guardi, sulla questione dei rifiuti, l'amministrazione ha cambiato. Tre volte opinione nel giro di un mese. Ora io lancio un appello. Noi abbiamo un piano ARO approvato dalla Regione a dicembre del 2013 che dice usciamo dal COIRES e appaltiamo il servizio all'esterno. Perché non si vuole fare? Peraltro una proposta che il sindaco Patrizio Cinque ha. Ha eh, sbandierato in campagna elettorale su quella proposta ha ricevuto i voti per chi ha cambiato idea e ora vuole costituire una SPA, sostanzialmente una RAP2. Ed è di questi giorni che il Movimento 5 Stelle è andato a bello lampo per capire come funziona la RAP, ed è di questi giorni che sappiamo che già la RAP ha enormi problemi. Diciamo così: la RAP è la società pubblica che a Palermo ha preso il posto dell'anno Assolutamente sì, ed è già una società iniziata da poco dal punto di vista giuridico, ma che già ha enormi problemi. Perché non appaltare il servizio all'esterno? Questa è una delle cose che io non riesco a comprendere. Peraltro passeremmo da 9 milioni e mezzo di euro di smaltimento e rifiuti a 6 milioni 244 mila euro. Con un risparmio sostanzioso sulla Tarso. C'è un'altra grossa pertenza aperta, ed è quella dell'APS. Eh, da, da una settimana in gran parte della città è mancata l'acqua, e, mh, dipendenti dell'APS: l'APS è una società ormai fallita, c'è cioè una curatella fallimentare, ama, eh, come dire, eh, hanno delle aspettanze arretrate ancora da ricevere. Non, non vengono dotati degli strumenti minimi di intervento: le macchine, le auto, la benzina per poter intervenire. Quindi il disagio che ne è venuto fuori è stato diciamo, drammatico, soprattutto per le famiglie dei eh, di soggetti anziani, di soggetti malati, di soggetti disabili. Ecco, quale soluzione approntereste? Ieri c'è stata una grande manifestazione di sindaci, una grande manifestazione dei dipendenti. Quali suggerimenti date per la, risolvere il problema idrico? Allora, io intanto ringrazio i dipendenti dell'ex APS che nonostante non ricevono gli stipendi, da giugno continuano a lavorare mettendo loro i soldi per la benzina delle macchine, per aggiustare le macchine e poter svolgere il servizio. Il problema si risolve soltanto in un modo, noi come comune di Bagheria non siamo nelle condizioni di gestire noi il servizio idrico, abbiamo necessità di fare rete con gli altri comuni e gestire il servizio in modo sovracomunale, perché il costo dei rifiuti, il costo del, del servizio idrico, vi ricordo nel 2006 per il comune è stato di un milione e sette, nel 2007 è stato di un milione e otto, proprio per questo si è pensato di farlo gestire privati e sarebbe dato che noi già siamo un comune in dissesto, una iattura, gestire noi il servizio idrico perché avremmo in capo a noi altre responsabilità che non siamo in grado di risolvere. Ci sono però delle sentenze che dicono che i comuni singoli non possono risolvere, anzi non debbono perché c'è una legge dello Stato che prevede i consorzi. Ci ci vengono proposte due strade, sostanzialmente dalla, dalla Regione. Un'adesione un all'AMAP, all l'AMAP all che è una società... La Società Palermitana di gestione e distribuzione dell'acqua, che è una società che chiude i bilanci in pareggio, eh, così ha detto il sindaco Orlando. Potrebbero questi comuni, 52 comuni dell'altro, aderire all'AMAP e quindi dare in gestione all'AMAP questo, questo servizio, e oppure creare una società pubblica, un nuovo, come dire, un nuovo ato idrico. Secondo te la strada più conducente quale può essere? Ma guardi, la soluzione dell'AMAP potrebbe essere un'ottima soluzione. Io sono convinto che in realtà Orlando eh, nel suo profondo non voglia assolutamente gestire anche il servizio idrico per i comuni della cintura di Palermo. Però potrebbe... Anche perché perdono 6 milioni di euro l'anno. Esatto, per cui ritengo che sia soltanto una proposta, come dire, da parte del sindaco Orlando, ma in realtà c'è una perdita economica notevole che Orlando secondo me non vuole mettersi ovviamente sul proprio groppone. Secondo me la società pubblica insieme ad altri comuni in modo sovracomunale ovviamente potrebbe essere una soluzione, ma io lancio un'altra proposta, siccome si sta parlando in questi giorni di liberi consorzi e città metropolitana, se noi come comune di Bagheria e questa è la proposta che ancora dall'amministrazione non sappiamo, dovessimo decidere di costituire un libero consorzio insieme ad altri comuni, la gestione del servizio idrico potrebbe anche essere eh, gestita da libero consorzio, ovviamente avendo le risorse necessarie da parte della regione siciliana. Obiettivamente sia la regione che i comuni sono molto confusi su questa eh, prospettiva, perché realmente non c'è un indirizzo chiaro. Proprio per questo io chiedo al sindaco 5, attraverso eh, la vostra testata giornalistica e le vostre telecamere, di eh, collaborare su certi temi. Perché su la... questo, scusami se ti interrompo, su questo ne parliamo. Eh, problemi annosi che non si risolvono facilmente, eh, difficoltà gravi, ma secondo te eh, un cambio di passo, un cambio di mentalità si è avuta con eh, il nuovo sindaco? Ecco, tutto è possibile, come dire: mh, la, mh, grandi difficoltà, i problemi rimangono sostanzialmente, alla città in 100 giorni non è cambiata affatto, continuiamo a vivere fra i rifiuti, ma secondo te. Si può individuare all'interno dell'azione amministrativa di questi primi 100 giorni, intesa complessivamente, uno slancio, un tentativo serio, profondo di rinnovamento del modo di amministrare? Allora, io sono convinto che se eh, si abbandona lo schema che hanno attuato in questi primi 100 giorni, secondo me si può lavorare bene. Il sindaco deve scrollarsi di dosso. E, e, e non creare differenze tra buoni e brutti, tra belli e cattivi, tra coloro quali fanno parte del Movimento 5 Stelle e quindi e coloro i quali non fanno parte del Movimento 5 Stelle creando una netta divisione. La cosa che dicevamo, che di cui abbiamo parlato è che questa sorta di pregiudizio che si portano addosso, che si portano dentro rispetto alle altre forze politiche che come dire, impedisce un dialogo sereno e costruttivo. Sì, assolutamente sì, c'è questa eh, netta contrapposizione e obiettivamente non porta assolutamente a niente, nonostante il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale abbia numeri, nonostante il Movimento 5 Stelle gestisca sostanzialmente la macchina amministrativa, non bastano soltanto i numeri, ci vuole soprattutto la forza delle idee comuni e piuttosto che criminalizzare i problemi così come si è fatto fino ad oggi, senza risolverli. Quindi problema rifiuti, problema idrico, quindi i rifiuti, la colpa dei dipendenti, così come ha detto il sindaco, lato idrico è la colpa dei dipendenti, e il comune di Bagheria e la macchina amministrativa è la colpa dei dipendenti, quindi si criminalizzano i problemi senza risolverli. Io chiedo al sindaco di fare ognuno di noi un passo indietro, ognuno di noi un passo indietro, ripartire, lui è il nostro sindaco, nonostante io sia di un altro partito. E rispettando i ruoli, soltanto rispettando i ruoli, possiamo uscire da questa emergenza perché, scusate se mi prolungo, se noi risolviamo l'immondizia, se noi risolviamo i rifiuti, se noi riportiamo sviluppo a bagheria, che è il vero dramma, dramma economico e sociale, non vince soltanto il sindaco, vinciamo tutti. Se non dovessimo risolvere questi problemi, non perde soltanto il sindaco, perdiamo tutti al di là delle appartenenze, perché la gente su queste cose non fa differenze. Quindi, come dire, uno spirito comune per affrontare i problemi più gravi. Quale pregio, così dal punto di vista personale, ma anche politico, ti sentiresti di riconoscere al sindaco Patrizio Cinque? Ma guardi, il sindaco è una, un ragazzo giovane come me e, e quindi ha tutti, eh, tutte le potenzialità per poter rompere obiettivamente, qualora ce ne siano state, alcune lobby di potere. Però deve evitare di correre un rischio. È noto a tutti che al Movimento 5 Stelle, specialmente in questo periodo, ma anche a ridosso della campagna elettorale, molta gente che militava in altri partiti e che ha avuto ruoli nevralgici al comune di Bagheria si è riciclata. Allora, lui deve evitare di farsi, come dire, coinvolgere in ragionamenti da vecchia politica e portare avanti quel processo di innovazione che loro avevano detto in campagna elettorale, che non è la criminalizzazione, è il dialogo con la città e con le forze sane della città. Soltanto così possiamo portare sviluppo a bagherie, soltanto così possiamo definitivamente distruggere il cancro della mafia, perché la mafia la sconfiggiamo non soltanto con le parole non soltanto con le manifestazioni, non soltanto con gli atteggiamenti culturali e di questo ringrazio soprattutto le scuole e le associazioni che quotidianamente lavorano per un processo culturale di risveglio che già in realtà c'è stato, ma soprattutto con i fatti. Noi che siamo amministratori dobbiamo fare fatti, Bagheria ha bisogno di lavoro. E l'ultima domanda alla quale ti chiedo di rispondere o con una cifra o con, o con un aggettivo eh, che sia... Sintetica e riassuntivo, come definiresti con una sola parola questi primi 100 giorni di amministrazione? Ma Guardi, io utilizzerei una, 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 un, una, una, un, una. il titolo di una canzone, si può dare di più? Un'opinione su questi primi 100 giorni di governo della città del nuovo sindaco Patrizio v, partendo anche da una considerazione che penso potrai condividere, che siete stati, All'inizio, il gruppo politico che sembrava più vicino, che aveva più, come dire, più empatia con il, gruppo del, con il movimento 5 Stelle, tant'è che un vostro rappresentante è andato a svolgere il ruolo di vicepresidente e che avete votato il rappresentante del movimento 5 Stelle alla presidenza. Ecco, questo come dire un tanto è cordiale, questo clima nuovo si è confermato poi nelle settimane successive? Ma bisogna precisare innanzitutto che noi. Abbiamo risposto a un appello del Movimento 5 Stelle all'inizio subito della sindacatura di Patrizio Cinque. Ma eh, questo nostro eh, essere disponibili al dialogo non l'abbiamo fatto sicuramente per il Movimento 5 Stelle o eh, per le, no, il neosindaco, ma noi l'abbiamo fatto per la città, abbiamo cercato di dare. Eh, un segnale ai cittadini che eh, noi c'eravamo, noi siamo pronti a dialogare con questa amministrazione quando si tratterà, ancora non è, non è stato fatto, di cose serie, di cose eh, che possono essere utili per, eh, per la città, per i cittadini bagheresi. Bisogna... Trovato il riscontro eh, per ora questa vostra voglia di collaborare, di dare una mano in poche parole sulle questioni gravi da parte dell'amministrazione attiva della città. Allora, bisogna dire che noi abbiamo eh, dato la nostra disponibilità a collaborare da subito eh, anche con, eh, prendendoci delle responsabilità che poi era una vicepresidenza che ricordiamo che non ha nessuna indennità, ma che può essere d'aiuto a un'amministrazione in difficoltà o comunque a un presidente che abbiamo visto spesso eh, non riesce a gestire bene l'Aula. E quindi eh, questo però deve essere conseguenziale poi a un, eh, una logica di eh, collaborazione, di condivisione, di partecipazione. Questa logica c'è stata, è andata avanti questo tentativo di costruire sulle cose reali? Eh, devo purtroppo eh, da, questo punto di vista, da questo punto di vista dire che questa logica è venuta meno venuta meno perché eh, abbiamo constatato che la nostra disponibilità eh, ha trovato un muro di gomma eh, da parte di questa amministrazione. Però, eh, noi abbiamo cercato sempre di proporre atti importanti che potevano andare nella direzione giusta e che ancora sono al vaglio di, queste, eh, di questo eh, movimento e del suo sindaco. E vi devo, eh, ulteriore, ricordare che eh, c'è una. Diffidenza da parte di questo, eh, di questo nuovo sindaco e del, del suo consiglio comunale nelle proposte che vengono fatte da qualsiasi parte politica che non sia il Movimento 5 Stelle. Di fronte ai problemi che sapevamo tutti essere gravi, il problema della, della, della spazzatura, innanzitutto, oggi il problema dell'acqua, però che era ampiamente prevedibile, il problema del funzionamento della macchina amministrativa, secondo te come ha lavorato il nuovo sindaco? ha aperto una nuova fase, ha come dire, aperto una prospettiva diversa oppure come dire, non sono stati fatti grandi passi avanti? Io come ho già eh, annunciato prima, eh, essendo appunto eh, un consigliere che vuole dare. Un giudizio oggettivo e eh, appunto propositivo. Eh, mi, non mi sento di dare un parere in questo momento eh, a questa amministrazione perché potrebbe essere travisato e visto come un parere di parte e eh, un parere pretestuoso perché al momento non abbiamo visto eh, nulla da, da, un punto di vista di, eh, da un punto di vista diciamo di fattività, non abbiamo visto eh, nessuna presa di posizione chiara e ben precisa. da un, eh, da, per quanto riguarda un atto importante diciamo e quindi, pochi fatti concreti, po molti sì, annunci, pochi fatti, sì, fatti concreti quello che io mi auguro che tutti questi proclami, tutti questi spot poi non diventano dei flop quindi io mi auguro che questi eh, proclami che sono devo dire condivisibili molte cose sono condivisibili la fuoriuscita del COIRIS il, il, per quanto riguarda Metropoli Est che è un tassello importante da eh, non sottovalutare in questo momento Metropoli Est è, 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 è operativo, è in funzione, quindi eh, questo proclama, di, di proclama eh, che vogliamo noi eh, diciamo, annullare definitivamente Metropoli Est è la cosa più saggia che si poteva dire, però questo è stato solo detto, non è stato, eh, non è stato fatto e al momento... Io mi auguro che sia solo un problema appunto, di eh, rivedere il bilancio e non un problema di cariche, perché attualmente c'è un presidente, un CDA, un revisore eh, dei conti all'interno di Metropoli Est che prendono delle indennità, quindi mentre noi stiamo parlando c'è uno sperpro di denaro pubblico. L'ultima domanda, eh, anzi la penultima, che riguarda la crisi idrica, eh, ormai come dire, che è esplosa in tutta la sua più grave manifestazione in maniera drammatica, sette giorni senza acqua, eccetera, che pesano in maniera particolare su disabili, su anziani, su persone sole, eccetera. Qual è la soluzione che pensate si possa percorrere? Ma la soluzione intanto eh, doveva essere eh, prevista, prevista e si poteva benissimo prevedere qualche mese fa quando noi abbiamo eh, sottolineato che c'era un problema insieme ai dipendenti dell'APS, avevamo già eh, detto sia come consigliere comunale ma anche come presidente dell'Anci, giovani, avevo detto che c'era questo eh, problema e che se, doveva essere risolto al più presto perché altrimenti succedeva eh, quello che stiamo eh, vivendo. Quindi la, la, diciamo, la nostra azione, eh, secondo, secondo il nostro modestissimo parere, dovrebbe essere eh, intanto... Eh, collaborare, eh, chiamare tutte le parti politiche per confrontarci, subito dopo chiamare tutti i sindaci dell'imitrofi limitrofi dei, dei paesi che eh, molti abbiamo anche le condotte in comune e quindi fare un ragionamento insieme, eh, istituire anche un consorzio insieme per poter eh, mettere in campo le risorse umane, quindi fare una fusione delle risorse umane che si hanno e in questo caso poter eh, fare un ragionamento comune per anche eh, trovare dei fondi eh, della comunità europea, in questo caso che possano eh, dare utilità a questo servizio. Inoltre, parlando anche con i dipendenti APS, hanno sottolineato eh, il fatto che loro sarebbero disposti i primi mesi a dare il loro servizio eh, a titolo completamente gratuito in attesa della eh, fatturazione delle bollette. Quindi le, eh, il problema era prevedibile, ma purtroppo non è stato eh, fatto in maniera seria e eh, concreta un ragionamento con tutte le parti politiche e con tutti i sindaci dei Paesi limiti. Ecco, l'ultima domanda, eh, alla quale ti chiedo che tu risponda in maniera estremamente sintetica, con un aggettivo potrei chiederti che voto dai al sindaco, al lavoro del sindaco di questi mesi. Eh, ecco, rispondi, in questi primi 100 giorni, come, li, come giudichi l'azione amministrativa di Patrizio Città? Ma come io la definirei, definirei volenterosa, brillante, ma allo stesso tempo poco efficace. Tony cocco sta diventando un nome importante, e anzi è già un nome importante nel, come dire, nel mondo della cucina siciliana, nazionale, e lui aspira naturalmente anche all'internazionalità. È stato incluso in una speciale classifica tra i primi dieci migliori cuochi siciliani, assieme a nomi eh, molto, molto importanti, molto famosi, eh, ormai eh, va molto all'estero, viene chiamato per in, in importanti occasioni per cucinare, in, in occasione di convegni, congressi di, di portata nazionale e internazionale, quindi in qualche modo la sua passione e i suoi sacrifici stanno ricevendo tra virgolette, una giusta considerazione, una giusta gratificazione e ricompensa. Noi siamo andati a trovarlo, di rientro da Bergamo, dove, era stato qualche, dove è stato qualche giorno fa, siamo andati a trovarlo per intervistarlo. Ascoltiamo la sua intervista. E Di ritorno da Bergamo hai partecipato come cuoco assieme ad altri a quale evento? Allora, noi siamo stati di ritorno da, da Bergamo, siamo stati dalla famiglia Cerea, il ristorante, e loro sono delle famiglie più importanti d'Italia è una delle, delle famiglie dove, che fanno catering in tutto il mondo e dove hanno un ristorante dove sono tre stelle Michelin, sono al top ten della classifica mondiale, fra le 50 migliori tavole del mondo, insomma dico detto, detto questo. l'Olimpo del mondo in questo sì, momento. Siamo, siamo stati accolti, chiamati da, da Chico, insomma, che è uno degli chef, dei proprietari, per andare a cucinare a rappresentare la Sicilia in questo evento dove che rappresenta tutta Italia, ognuno con i suoi piatti, piatti importanti e per le proprie regioni. Come è stata valutata, come è stata giudicata la vostra, chiamiamola tra virgolette, prestazione? Le allora, devo, dire, devo dire che quando si, va, quando, si va, quando si va fuori, si va al nord, insomma, la Sicilia ha sempre, ha sempre un, un grande successo, questo è quello che abbiamo fatto. Eh, da premettere che Palermo insomma, è, 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 è la provincia e sono state valutate fra le cinque città le più importanti per lo street food, seguite da, da, da Marrakesh, da, da altre città. Noi abbiamo presentato uno dei miei piatti più l'altro è stato definito il piatto dell'anno secondo la, 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 la rivista Conaca di Gusto. L'abbiamo fatto la stigliola. La Stigliola è ovviamente visitata e vista, è corretta secondo il mio punto di vista. Non abbiamo presentato la classica. Un cibo di strada per eccellenza, assieme a Cazzilli, Panelle, a tutte sì, queste robe da Però il gioco è stato questo: non abbiamo presentato la Stigliola di carne, ma l'abbiamo fatta di pesce. Quindi abbiamo sostituito eh, l'interiore di, di agnello con la seppia cotta a bassa temperatura, abbiamo sostituito il lardo con il tonno, abbiamo condito con cipollotto e prezzemolo e abbiamo avvolto questa seppia attorno, attorno a questo tonno. Scottata in padella, eh, presentata con limone e olio eh, alla carbonella, un olio insomma, che dà questo gusto di carbone. Eh, e, insomma, è la consistenza di mangiare una stigliola, però... Eh, molto più leggera, molto più nobile, visto che abbiamo lavato il, la carne e messo messo il pesce. E come è stata accolta? Eh, la gente era un entusiasta perché eh, trovare, innanzitutto non conoscevano quello, quello che stavano, non, non conoscevano la stigliola come, perché i più famosi magari sono il pane con le panelle, il pane con la Milza, insomma. Però devo dirti che non appena poi l'andavano a assaggiare c'è gente che faceva il bis e comunque è stato un grande successo. Penso che sia stato uno dei piatti, da quello che mi diceva fra l'altro una tua collega del Corriere della Sera che farà poi un articolo dei più, dei più buoni della serata. Eh, non solo Bergamo, comunque, c'è anche. Vieni, vieni chiamato per delle. Dei catering per eventi nazionali e internazionali, sarete in Svizzera prossimamente? Sì, dico al di là delle varie aziende vinicole che ti chiamano per cucinare da loro per rappresentare insomma la loro azienda e il loro cibo alla, alla, alla loro clientela estera. Saremo presenti pure a Lugano, ci sarà Expo Gusto Lugano 2014. La città di Lugano sta organizzando questa, questo pre-Expo. Pre saremo presenti a cucinare, rappresenteremo la Sicilia la, nella città di Lugano. Avremo dei, dei eventi fuori, a, saremo a Roma, saremo a Firenze. Insomma, diciamo che questo, quando entri in questo circuito c'è tanta. La, la, tua, la tua clientela si allarga. Non sei più un regionale o comunque provinciale, ma diventi anche un con nazionale, quindi devi sempre. Valigia, perché sei stato chiamato appunto a cucinare per un congresso question... sì, sì, un congresso mondiale, saremo, oggi, saremo a metà ottobre un congresso mondiale che ci, ci hanno chiamato per 150 persone dove che porteremo la nostra cucina, la cucina eh, siciliana e per l'appunto della zona di Bagheria la porteremo a livello mondiale a Roma di strada ne hai fatta tanta, con grandi sacrifici puntando soltanto sulle tue forze ma come nasce questa passione per la cucina? Allora, io vengo da tutt'altro mondo. Io non sono, sono figlio d'arte in questo lavoro e facevo tutt'altro quando ero giovane. La passione mi ha portato ai fuochi e nasce tutto da, prima, passione, poi, insomma, voglia, voglia, voglia di, fare, di fare bene perché io so una, penso che eh, chiunque, comunque, se uno mette impegno nel proprio lavoro, nelle proprie cose, riesce a degli obiettivi. Tutto sta nella vita degli obiettivi, non appena tu hai eh, raggiunto uno, la devi porre un altro obiettivo. Perché devi andare avanti? Qua io penso. corresse come dire, determinati sì. determinati ed avere una passione: passione, determinata precisione, rigore nel lavoro. Insomma, perché dico, arrivare a questi risultati, dico, arrivare nella top ten della, della cucina siciliana e, e puntare. Perché il mio sogno è arrivare a quella nazionale, oppure anche internazionale, riuscire Dico, magari sarà un po' presuntuoso, però è quello, Questi sono i miei obiettivi. Eh, L'idea nasce, comunque: dico, perché? Perché no a Baieria? Perché no il mio paese non può arrivare eh, alla top ten del, della cucina italiana. Il turista, lo straniero, aprendo le guide, sa che deve venire a Baieria perché trova il ristorante, perché trova la villa, perché trova un contorno. Che. Deve essere, perché poi io sono sempre convinto che tutto deve essere, non è, non è, non è soltanto la cucina che è il, il piatto che deve essere buono, deve essere il servizio, deve essere l'accoglienza, deve essere anche il paese attorno. Secondo te cosa conta di più per la riuscita di un buon piatto, di un, più in generale di una buona cucina? Eh, tutto deve essere ben bilanciato, per fare un grande piatto ci vuole grande estro, grande tecnica, grande ricordo sul, sulla, sulla materia prima, sul lavoro. Territorietà, io devo fare mangiare a, un, a uno di Bagheria o di Palermo o uno straniero, io devo fare mangiare i prodotti della mia terra, devo fare mangiare il grano, devo fare mangiare il pesce della marina di Aspa, questo è il lavoro che faccio. Non dovrebbe diventare piatti però. Internazionale, diciamo, piatti che non siano soltanto localistici. No, là ci vuole poi quello che possa essere tecnica, fantasia, estro, eh, rigore nel lavoro. Là. Un piatto per essere un grande piatto è una, un connubio di tante cose. Tutte queste cose io le valuto al 100% messo sul piatto, fanno un grande piatto. Senti una domanda, così una curiosità, eh, nelle famiglie. Le cuoche sono le mamme, le donne, le nonne. Nell'alta cucina eh, i cuochi sono uomini. Innanzitutto devo smentire perché ci sono anche delle grandi cuoche. Penso che sia dovuto a, un, a, un, a, un, a che è un lavoro molto pesante perché per arrivare io sono stato a Brusaporto dai fratelli Cerea, ho visto che loro sono tre stelle Michelin e, gli, e loro. 15-16 ore di lavoro al giorno li fanno, tutti i giorni, sono in prima persona, sono messi là. Eh, le faccio altrettanti io, penso che è dovuto a, al troppo tempo che devi passare in cucina. Per, perché la gente magari pensa di arriviamo a un ristorante, trovo un piatto, ho fatto la spesa, ho montato, no. dietro un piatto di alta cucina c'è un pensiero, c'è un'idea, c'è una lavorazione. una ricerca. Sì. A volte ci sono dieci elementi cotti in maniera diversa che quando il cliente ordina vengono assemblati nel piatto. L'uomo magari, insomma, avendo, avendo l'aiuto importante di una donna, allora è più, più predisposto. In molti ristoranti italiani ci sono delle coppie, infatti, uomini e donne che lavorano. In cucina. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare eh, quotidiano di trasmissioni sulla cucina. Secondo te a cosa sono servite queste trasmissioni? Ma io penso che comunque questo. Lo vedo come una, una, una cosa favorevole e una negativa, nel senso favorevole perché comunque oggi la gente è molto più vicina all'alta cucina, è molto più preparata, è molto, insomma, quando arriva, arriva nel tuo ristorante già sa cos'è una bassa temperatura, già sa cos'è una, una, una cottura scottata, sa cos'è una cottura in salamanda, quindi già e io, io ho dei clienti veramente molto preparati. Dall'altro comunque poi si pensa che tutto è possibile, tutti diventano giudici, tutti diventano esperti, tutti diventano eh, pronti a criticare, su internet tu fai recensioni, io, io penso che la cucina è uno dei mondi, dove, è uno dei mondi più belli, insomma, dove tu ti puoi esprimere, e questo è il successo della televisione, però si è un po' esagerato, perché oggi ci sono grandissimi cuochi showman, Televisivi, dove che sanno. Eh, sono prima uomini di spettacolo forse. Sono prima uomini di spettacolo e poi un po' meno, forse dietro, dietro i fuochi. Io poi ci sono, oggi in Italia ci sono due categorie: ci sono i cuochi showman che vanno in televisione, che fanno spettacolo cucinando, sempre nella televisione, che io ho fatto televisione. Non è lo stesso, fare televisione, e cucinare in ristorante sono due mondi: questo è bello che si sappia. La massaia arriva: ah, sai, il tizio mi ha fatto in televisione questo bello. A volte la ricetta è fatta per intero, a volte me ne è tagliata per i tempi che ci sono televisivi, quindi, questo che sia ben chiaro. Però dico: eh, tutto fa brodo, tutto tutto, tutto, tutto va bene. Quindi, se oggi la televisione ha portato la gente a avvicinarsi, avvicinarsi all'altra ristorazione bene. In altro caso comunque ha dato pure agio a, ad essere tutti giudici, a criticare, ad essere super, super esperti delle guide oggi. Insomma, la gente arriva si siede subito telefonino, fotografie. Vedo nel mio ristorante subito fotografie su vari, vari siti, varie cose a fare recensioni e varie. E in Sicilia chi sono, secondo te, gli astri grandi oh, okay. E in Italia. Io, io, penso che, io penso che due su, due, due su tre. Due o tre sono insomma dei, dei grandi. Dico, uno è Pinocuttaia della Madia, delle Spine Citate: Ciciultano Delicata, di Licata, la Madia Delicata, Ciccio Sultano del Duomo di Ragusa Ibla. E poi c'è anche Massimo Mantarro del San Domenico di Tormina Insomma. In Italia dico a parte la famiglia Cerea che ho visto uno delle, dei risonti più importanti. E in Italia poi abbiamo, secondo me, un grande Massimiliano Limo, nonché anche di origine siciliana, delle, delle calande di Rubano a Padova e poi girando abbiamo Heinz Beck poi abbiamo Moreno Cedroni, Mario Liassi insomma dico sono tutti gente che veramente sono delle tavole veramente importanti Se non le cito questi perché poi ce ne sarebbero, insomma l'Italia oggi conta a livello internazionale grandi, grandi tavole internazionali quanto ci si può fidare dei giudizi che vengono dati sulle riviste specializzate eh, sui manuali che raccolgono come dire, opinioni sui ristoranti quanto ci si può fidare? Ma guarda, delle, delle guide online dico è un'interpretazione propria del cliente eh, perché magari tu fai una, una recensione negativa entrando in un ristorante non sai neanche che il tipo di ristorante è, magari ti trovi male perché magari non sei abituato a quella cucina, quindi fai una recensione negativa. Così, al contrario, magari cerchi un ristorante importante, vai in una trattoria e ti trovi male. Penso che oggi in Italia, in Italia dico, una delle guide più importanti è la Michelin. Biscielena è quella guida che... Diciamo già le più affidabile. Sì, quella è una... per quello che si possa dire, che la gente ama, sai, i champagne... Si, no, no, devo dire che, si, che se si arriva alla stella, una stella, due stelle, tre stelle, è perché là c'è un lavoro, un merito dietro non indifferente. Poi ci sono le varie espresso, il gamber, insomma, che comunque sono pure affidabili, però dico, quella, la numero uno è quella. Le altre sono anche importanti, ma non come quelle. Come sempre grazie per averci seguito, l'appuntamento rimane per sabato alle 12.30 con replica la domenica successiva sempre alle 12.30 sul canale 19 di Telewan. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana.